siamo in questa clip il grande ritorno dell'Happening Caffè a Pagani. Ho visto bene, sei stata la prima ad alzarti dalla sedia a cominciare a ballare, quindi hai vinto un premio. Sono una ballerina. Sei ballerina e quindi qui all'Happening naturalmente dai sfogo alle tue qualità. Hai vinto un premio, ossia una piccola intervista. Noi vogliamo lasciarti ballare, vogliamo lasciarti divertirti. Manda un bacio agli amici che ci guardano da casa. Grazie ballerina. Ecco, noi stavamo qui al bancone dove si fanno i cocktail, aspettando un cocktail e un'intervista, e ho visto te con un bel cappottino rosso, quasi natalizio. Ci siamo quasi. Sì. Però, insomma, visto e considerato comunque che sta iniziando la temperatura un po' più bassa, l'Happening è un'ottima soluzione per il venerdì sera, concordi? Concordi sul venerdì sera all'Happening? Sì. Ci vieni spesso? Sì. Sì, e di dove sei? Istriano, quindi anche vicino, insomma, l'ideale per te. Ho visto che cantavi anche. Sì. Sei pronta a ballare? Sì. Un bacino ai nostri amici. Amici di Atenei, ci siamo. Siamo pronti per cominciare il nostro viaggio questa sera, venerdì sera, all'interno dell'Happening Caffè. E direi un venerdì sera davvero esagerato. Ecco, questo è il termine che mi viene per descrivere questo venerdì sera. Quindi do il benvenuto sulle nostre telecamere a Mario Castellini. Buonasera. Buonasera, benvenuto a voi e a tutti gli amici di Atenei, a te Rosario. Finalmente ci siamo conosciuti live e ti dico che sei molto simpatico. Mario, noi vogliamo parlare di quello che accade qui questa sera. Un venerdì sera, ho detto esagerato perché le immagini testimonieranno, ci sono tante persone. In questo momento è in atto, in scena, il karaoke con Alina, un preserata davvero molto molto divertente. Infatti vedo tanta interazione da parte dei vostri ospiti. Sì, il venerdì è una giornata molto molto bella, a parte l'affluenza che è enorme. Noi rispetto ad altri locali abbiamo un numero spaventoso. Stasera come preserata c'è Alina, una mia cara collega, l'ho scelto io non a caso, una ragazza che mi piace molto per la sua solarità. Venite qui all'Happening perché davvero potrete vedere e sentire Alina, che è davvero molto brava. Però cosa succede dopo il preserata con Alina? Arriva un tuo amico che è ritornato qui dopo un po' di tempo, però tu sicuramente potrai dirci qualcosa in più. Con grande orgoglio e piacere do il benvenuto di nuovo in questo bellissimo locale che io rappresento, sono il direttore artistico e ne vado molto fiero per quello che mi conoscono, lo sanno quando ci do l'anima e insieme a me c'è tutto uno staff, tra cui è rientrato il mio caro amico in nome d'arte DJ, Mickey DJ, Michele Alterio, guarda caso ce l'abbiamo qui al nostro fianco. Buonasera Michele. Ciao a tutti ragazzi. Allora, io ci tenevo a parlare con te di quello che succederà dopo lo spettacolo di Alina, perché queste persone adesso sono sedute a consumare, a bere un cocktail, però dopo si alzeranno e cominceranno a ballare grazie a te e alla tua musica. Sì, infatti. Non si può mancare, il venerdì sera ormai è deciso che si deve passare per l'Happening. Infatti. Io so che dobbiamo parlare, vogliamo parlare di quello che succede anche in altri due giorni, particolarmente la settimana, qui all'interno dell'Happening, che sono il mercoledì e il sabato. Sì, infatti questo ci tenevo a dire come direttore, che l'Happening Caffè non è solo venerdì sera, che è una bellissima serata, ma c'è anche il mercoledì sera con karaoke tradizionale, un po' di latinoamericani. E poi c'è il sabato sera, che è un altro giorno forte. Eh beh. C'è una bella affluenza e ci sto io, non in veste di direttore, ma in veste di artista con il mio canto che ti passa show live. Tra qualche settimana, sempre in sabato, introdurremo una novità, il Sara Banda. Quindi a chi indovina per primo le canzoni metteremo dei gadget e distribuiremo durante la serata. Un po' come si faceva una volta in televisione con Enrico Papi. Esatto, bravo, perfetto. Segnate, 18 dicembre sabato sera. Io condurrò un Happening Festival, quindi una gara a canora, ovviamente tutti bravi. Ci saranno una giuria di esperti, la maggior parte tutti insegnanti di canti, qualche ospite d'eccezione a sorpresa. E io condurrò questo grande festival canoro, saranno 22-23 concorrenti, ci saranno tre premi che acquisteranno i proprietari del locale, primo, secondo e terzo classificato. Quindi una gara vera e propria, sempre all'insegna del divertimento naturalmente. Certo, e quindi vi invito a venire il 18 dicembre, Happening Festival qui. Guarda, vogliamo ricordare anche dove ci troviamo, lo sanno ormai tutti dove si trova l'Happening, però magari qualcuno che ci ascolta da un po' più lontano, che ci guarda da più lontano, è curioso di sapere... Che strada fare? Come raggiungerci?
Ok, noi siamo ovviamente Happening Café a Pagani, provincia di Salerno. Provincia di Salerno. Via Termine Bianco. È molto facile da raggiungere perché basta uscire dall'autostrada. Basta anche chiedere, ci conoscono tutti oramai. Ok, allora è tutto molto facile. Un numero di telefono se vogliono prenotare, insomma. Ma siamo su Facebook, c'è il sito. Ah, siete anche su Facebook, siete proprio al passo coi tempi allora. Un saluto ai nostri amici. Ok, ok, buon proseguo, buon lavoro, vi aspetto. Happening Café. E noi diremo piace alla gente che piace. Alla prossima, un abbraccio. Un saluto anche da Amici DJ. Ciao ragazzi, vi aspetto qui. Grazie. Amici di Dani, mi trovo qui in quella che è una zona, potremmo dire, riservata dell'Happening Café. Ci abbiamo messo un po' di tempo per raggiungerla perché c'è davvero un putiferio di persone. C'è davvero meno male. Tutti i venerdì sera qui all'Happening. Io, anche mercoledì. Anche mercoledì, anche il sabato, ne abbiamo parlato prima con Mario. Io devo dire una cosa, voglio cominciare così. Io quando vengo all'Happening da cliente, dico vado da Biagio, vado a trovare Biagio, e quindi è un onore per me questa sera intervistarti. Buonasera Biagio. Buonasera a te, un saluto a Night and Day e a tutti i nostri clienti. Con te voglio parlare di una cosa in particolare, di quello che è il settore gastronomico, nel senso di cosa possono gustare i vostri clienti qui, che va dal bar al cocktail, c'è davvero di tutto. I nostri clienti possono gustare dal panino che prepariamo noi, alla stuzzicheria che comunque prepariamo noi, e ha degli ottimi cocktail in particolare che la nostra barman Ilaria sta preparando. Sì, 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 una cosa davvero. Poker Cop, Ferrero Rocher e il Moscerì. Sì, ha deciso di riportare quelli che sono un po', esatto, i dolcini. I dolcini un poco natalizi. Li ha fatti a cocktail. Esatto, esatto. Una cosa innovativa che possono gustare solamente qui all'Happening. All'Happening, che ce li prepara solo la nostra barman. Perché Ilaria ce l'abbiamo solo noi. Esatto, Ilaria ce l'abbiamo solo noi. Quindi non resta che mandare un bacio, un saluto ai nostri amici e venite qui all'Happening perché c'è Biagio. Un bacio a Night and Day, a tutti i nostri amici e a tutti i nostri clienti. Grazie mille a te, Biagio.